Un documento molto interessante, nonché utile, che ci consente di datare la composizione del principe e di ricostruirne in un certo senso la genesi, è costituito dalla lettera che Machiavelli scrive in risposta a un'altra lettera dell'amico Francesco Vettori, ambasciatore presso la corte pontificia a Roma. La lettera è datata al 10 dicembre del 1513. Qui, nella sezione finale, Machiavelli anticipa all'amico di aver composto un opuscolo, cioè una piccola opera, un'operetta, il cui titolo è De Principatibus, cioè sui principati, e subito dopo ne delinea il contenuto nelle linee essenziali. Qual è l'argomento dell'opera? Lo dice lui stesso, disputando che cosa è principato, quindi la definizione di principato, di quale spezie sono le tipologie di principato, come si acquistano, cioè come si acquistano, come si entra in possesso di un principato, cioè di uno Stato, come essi mantengono, cioè come si mantengono, e perché a un certo punto si perde il controllo del principato, perché si perdono. Egli poi definisce anche il destinatario ideale dell'opera, che è duplice, dice a un principe, et maxime a un principe nuovo, cioè un principe, quindi un capo di Stato, un capo di una signoria, soprattutto dice un principe inesperto, nuovo e giovane. In realtà il destinatario reale, come specifica subito dopo, è Giuliano de' Medici, che appunto era alla guida di Firenze in questo periodo. In sostanza Machiavelli nella lettera a Francesco Vettori fornisce quella che possiamo definire in termini moderni una scheda bibliografica del principe. Il titolo, De Principatibus, l'argomento, i principati, e i sottoargomenti, la definizione, le tipologie, le modalità di acquisizione e di mantenimento dei principati stessi e poi le occasioni in cui questi si perdono, cioè in cui si perde il controllo del principato. Il destinatario è duplice, c'è un destinatario ideale che è il principe nuovo, cioè giovane, presumibilmente inesperto, e invece quello reale è Giuliano de' Medici, principe di Firenze. Il genere in cui si scrive l'opera, come si evince dal titolo in latino, è formalmente il trattato, ma come vedremo è solo una appartenenza di tipo formale.